CNN News torna nei giorni della ripresa economica, la nuova fase 2 dell'era Covid, partita però con alcune polemiche. Una di queste è quella dei balneatori di CNA che domenica 17 maggio hanno scoperto, leggendo l'ordinanza della regione Emilia-Romagna emanata nel pomeriggio, che non avrebbero potuto riaprire il 18 come deciso nelle ultime settimane, ma il 25 maggio. Domenica il famoso culmine a Ciel Sereno. Noi ci aspettavamo di essere inseriti nell'ordinanza tra le aperture come ci era stato detto e promesso fino al giorno prima, anche perché i nostri protocolli erano tra i primi che erano stati già siglati tra le parti sindacali, le associazioni di categoria e anche la regione soprattutto, e queste promesse purtroppo non sono state mantenute senza nemmeno un preavviso, ed è quello che ancora di più infastidisce. Non ce l'hanno comunicato se non attraverso un'ordinanza ufficiale, e quindi oltre il danno la beffa, anche perché in questo modo noi ci eravamo già preparati, chi più o chi meno, anche perché parliamo di una data di apertura che non obbligava l'apertura di tutti, obbligava a mettersi in regola con i protocolli. E quando uno bagnino, imprenditore in genere, ma lo stesso ristoratore, potesse essere pronto, apriva. Così non è stato. Ci hanno spostato, e anche lì non capiamo il motivo, ci hanno spostato al 25 maggio, tra l'altro un lunedì. Non capiamo la differenza tra un eventuale sabato 23 maggio e un lunedì 25 maggio. Perderemmo un ulteriore fine settimana dove le attività imprenditoriali sulla balneazione, chi era già pronto ha già assunto il personale, togliendolo chi dalla cassa integrazione perché è scaduto eccetera, quindi avremo un ulteriore aggravio economico di costi a incassi zero, e oltre al danno la beffa, non dimentichiamoci che prevede questa ordinanza l'accesso anche alle nostre spiagge e all'arenile, purché gli stabilimenti balneari siano chiusi. Ecco che i protocolli famosi che noi dovremmo attenerci dal 25 per questa settimana non valgono per nessuno, perché tutti potranno usufruire delle nostre spiagge senza rispettare nessun protocollo e senza controlli. È veramente un controsenso. Se uno vuole venire a passeggiare in spiaggia può farlo, però è tutto chiuso. Ci chiederanno i servizi igienici? Non possiamo darli, siamo chiusi. Ci chiederanno un caffè? Non possiamo darglielo, siamo chiusi. Quindi ci immaginiamo che ci sarà una gran voglia, perché hanno messo anche un bel clima, una bella temperatura, di venire al mare, perché le case si possono aprire, perché i ristoranti per fortuna giustamente saranno aperti, molte persone si prenderanno il loro asporto, se lo verranno mangiare il picnic in spiaggia, e noi il giorno dopo ci troveremo le nostre spiagge, dove non potremo vigilare e controllare la nostra situazione, in una situazione sicuramente di protocollo precario. Secondo Ghedini, alcuni colleghi della Romagna non sarebbero stati pronti ad aprire il 18 maggio, secondo i nuovi protocolli di sicurezza. Voi avete anche già messo giù gli ombrelloni, secondo quelle distanze, giusto? Vi siete già preparati in questo modo? Come vi siete preparati? Ci siamo preparati rispettando quelle che sono i protocolli, appunto, e le misure, le distanze canoniche. C'è da fare un distinguo chiaramente nei nostri lidi, perché i nostri lidi sono morfologicamente diversi. La parte dei lidi nord ha degli spazi diversi rispetto alla parte dei lidi sud. Si è cercato chiaramente di trovare, attraverso anche la regione che lì ci ha aiutato, niente da dire, perché faccio una premessa: la regione è stata molto in gamba anche con il governo a trovare degli accordi preliminari, poi dopo ci ha rivoltato contro questa situazione e non riusciamo a capire il perché. Noi ci siamo preparati attenendoci ai protocolli delle misure, che parlano di 10 metri e mezzo quadrati, nel nostro caso all'inizio erano 12 metri, potevano andare bene anche 12 metri, meglio ancora i 10 metri e mezzo quadrati, dove chiaramente va mantenuta la linea tra un ombrellone e l'altro di 3 metri, perché in questo modo può consentire ai due lettini di avvicinarsi ed avere un metro e mezzo di distanza. Dobbiamo portare noi ai nostri clienti il prodotto sotto l'ombrellone, perché ovviamente i distanziamenti non permetteranno di venire al bar come prima, lo permetteranno sicuramente meno, e noi ci stiamo attrezzando per fare un servizio anche sotto questo punto di vista. Avremo ognuno di noi degli addetti appositi che faranno e si occuperanno di mantenere una sanificazione costante, e ci aspettiamo chiaramente anche da parte dei clienti un maggior rispetto di tutte le parti igieniche.
Quindi alla luce di tutto questo possiamo dire a questo punto dal 25 maggio comunque si può venire in spiaggia in sicurezza e sarà un'estate in sicurezza. Sì, se non ricambiano le carte in tavola, visto ieri sera, assolutamente sì. Nonostante l'emergenza sanitaria, il Festival Cardini conferma l'impegno con il proprio pubblico e dà vita a due incontri online il 23 e 24 maggio. A causa dell'attuale crisi sanitaria e delle restrizioni anche nello svolgimento delle attività culturali, il Festival Cardini Atelier Aperti si sposta online. Mantenendo le date previste del 23 e 24 maggio, la seconda edizione di Cardini conferma l'impegno con il suo pubblico in forma ridotta, proponendo due webinar sulla pagina Facebook del Festival. I webinar sono dei seminari. Il primo webinar, previsto per sabato 23 maggio alle 18, dal titolo Le nuove percezioni del reale, sarà moderato da Clelia Antolini e coinvolgerà il collettivo HPO e poi Elisa Leonini, Andrea Maducci, Matteo Farolfi e Umbeldì. Il secondo webinar invece, moderato da Antonio Scala, dal titolo I luoghi del cuore, si terrà domenica 24 maggio alle 18 e coinvolgerà Federica Pavasini, Stefania Rubini e Alessio Bolognesi del collettivo Vida Crei. Altre iniziative sono previste durante l'anno in attesa del 2021, quando il festival potrà ritornare nei luoghi fisici della creazione artistica.